all'inizio abbiamo anche corso, ma correndo abbiamo perso anche troppi palloni. Abbiamo cominciato 7 contro 6, dopo 10 minuti e da lì abbiamo controllato la partita fino alla fine, la partita era sotto controllo. Bene, cioè nessuno si è staccato più di tanto, perché con questo gioco 7 contro 6 si risparmiano anche le energie, non si entra nel contatto uno contro uno dove loro sono forti. E adesso ci dobbiamo concentrare per la partita, tra due giorni ci aspetta con l'Isola del Faro, che sono una buonissima squadra, sono tutti ragazzi che giocano con la senior, sarà una battaglia, speriamo di star bene e di portare anche quella partita a casa. È una finale praticamente, perché sì, una finale, per non ridursi perché all'ultima partita. Abbiamo ancora due possibilità, questa con Faro e poi casomai un'altra partita per conquistare il mondiale. Speriamo di riuscirci subito contro l'Isola Faro. Sì, era importantissimo vincere per poi qualificarci bene in girone, nel girone che abbiamo fatto con Croazia, Montenegro e l'Islanda, che non abbiamo giocato. Era importantissimo vincere, sì, ce l'abbiamo fatta, partita molto girata, il ritmo sì, come hai detto tu, erano un po' bassi, non altissimi, però per fortuna abbiamo vinto e bene così. Tra l'altro un girone chiuso senza sconfitte, perché abbiamo pareggiato ieri con i vice campioni d'Europa, oggi abbiamo vinto, seconda vittoria degli europei, terzo risultato utile, è un buon trend diciamo per arrivare alla partita decisiva contro le Faroe. Sì, ottima partita la vittoria con l'Islanda, eravamo molto gasati dopo la vittoria. Il pareggio con la Croazia c'è stato un po' di rammarico, però comunque siamo stati molto contenti della prestazione fatta, soprattutto nel secondo tempo, siamo riusciti a realizzare 5 gol, che non era per niente facile con il vice campione d'Europa, e poi è arrivata questa vittoria che ci alza di molto il morale sicuramente. Dal punto di vista personale, titolo di MVP, per te che sei un 2005, dimmi la verità, ieri ero un pochino arrabbiato. Non è da te sbagliare tutti quei tiri. Ero molto arrabbiato con me stesso dopo la partita di ieri e